Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Spyro 3 Reignited Trilogy. Come vi avevo detto, questa gemma qui non mi era stata contata, ma tanto meglio, adesso ci sarà il dialogo con Bianca. Spyro, so che non ti fidi di me, ma voglio aiutarti a fermare la maga. C'è un modo per aprire il portale nascosto che conduce alla sua tana, ma sarà necessaria una magia molto potente. Se riesci a trovare altre uova di drago, credo che la mia magia sarà abbastanza potente ad aprire il portale. Verrò a trovarti quando avrai abbastanza uova, va bene? Sì, credo che quel portale sia già aperto, però dettagli, sì, perché come vi avevo detto servono 100 uova. Allora, il Monte di Mezzanotte. Forse per il fatto che è un mondo notturno, l'ho sempre trovato meno accogliente degli altri. Qui, ok, l'hanno reso un pochino più sul viola lo sfondo. Però devo dire che comunque esteticamente è molto bello. E anche il mondo meno sicuro, perché ok, nel lago della sera potevamo morire con i getti di fuoco. Qui però possiamo morire molto più facilmente cadendo giù. Ci sono anche molti segreti. Ah, in questo livello poi ci sarà una chicca che mi sa potremo vedere solo quando avrò completato il gioco. Ora non ricordo. Qui c'è Saki, ok, me lo ricordavo questo. Vabbè, non ha neanche più senso commentare questi poveri draghetti. Quindi, siamo sempre più vicini alla fine di questo walkthrough, a me non sembra vero. Ma in realtà mi manca ancora un bel po' di roba da fare, considerando che questi livelli sono forse ancora più lunghi di quelli del lago della sera. Di sicuro nascondono più insidie. E qui c'è l'ultimo personaggio da liberare. Guarda poverino, non riesce a raggiungere la pistola laser. Bene, Spyro, guarda cosa ho qui. È una scimmia spaziale giocattolo a grandezza naturale con laser integrato perfettamente funzionante. Vorrei farla uscire in modo che tu possa giocarci, ma la maga la ritiene pericolosa. No, se è pericolosa lasciamo stare. Che ti succede, piccolo drago? Sei invidioso perché non hanno mai fatto un giocattolo con le tue sembianze? Io vorrei un giocattolo di riccone, solo per prenderlo a pugni. Spyro, guarda cosa ho qui. 1300 gemme, no, non posso, costa troppo. Poi che cosa ci faccio con 4000 gemme? Nulla, perché non le posso usare per altri motivi. Hai sempre avuto un debole per le piccole creature indifese, vero Spyro? Beh, immagino che non ci sia niente di male a farla uscire, non credi? Vediamo. Woohoo! Yeah! Sono libero! Grazie, Spyro! Ehi, hai mai visto un orso ballare? No? È il tuo giorno fortunato! Guarda questo! Ottimo ballerino mappaco resistente! Avevo altre munizioni! Comunque so tutto di come avete combattuto contro la maga e il suo esercito e delle botte che avete dato, e quindi urrà, evviva! Vorrei restare, ma mentre ero prigioniero il mio mondo è stato invaso dai Rinok. Se vedi la maga, dille che andrò presto a darle lezioni di ballo. Capito cosa intendo? Ovvio! A dopo! Grazie Sparks che mi saluti. Comunque sì, molto bello l'agente 9, pazzo, sclerato, schizofrenico al punto giusto. E ora non dobbiamo più liberare nessuno, quindi ogni livello che affrontiamo possiamo completarlo al 100%. No, in realtà prima devo finire il livello dell'agente 9 e poi potrò fare questi discorsi. Ora qui c'è il ladro. E questo è l'ultimo ladro di uova? Non mi ricordo se ce ne sono altri nei livelli, però forse sì. Quindi nel caso sarebbe un momento davvero emozionante. Infatti già è finito Maiken. Questo è un nome abbastanza originale. Ancora a ruttare farfalle, ma io non lo so. Maleducazione a questi. Capite che sono ancora nati. Oh, qui c'è... Non mi ricordo se... No, nell'originale non c'erano questi cristalli. O con questo è ghiaccio, penso. Non c'erano queste pareti di ghiaccio. Erano sempre tutte rocciose e basta. Questo chi è? Billy! Billy, ma tu puoi essere il 111° uovo, Billy, mio caro? Cioè, dovevi essere tipo il quarto. Vabbè. Cioè, c'è stato prima Maiken e poi Billy.
Stavo morendo proprio alla grande, però. Dettagli. Qui dietro c'è ancora roba. Sì, devo ancora fare la gente 9. Devo tornare nel lago della sera. Mi ci vorranno ancora un bel po' di parti per finire tutto ciò. Ce l'hai fatta, Spyro. Ma in realtà non ho fatto niente. Con l'uova di drago che hai trovato potrò sbloccare il portale. Una volta che l'avrò aperto, potrai affrontare la maga in qualsiasi momento. Ma fai attenzione, lei ti sta aspettando. Allora, come penso in ogni gioco di Spyro, il boss lo farò solo alla fine. Oh, qui però ce l'hanno messo proprio come portale e non come corridoio oscuro che poi ci teletrasporta nell'arena. Dicevo, come ogni gioco di Spyro, il boss lo farò alla fine. Anche perché se lo sconfiggessi adesso, tutti i dialoghi con Riccone verrebbero cancellati, visto che poi potrei vendicarmi sul Riccone. In realtà ci sono ancora altri due pagamenti da effettuare, quindi sarebbe un peccato non farveli vedere. Ma a parte tutto, cioè, è veramente, come dire, anticlimatico così andare nell'ultimo mondo, boom, subito boss finale. Anticlimatico è una parola che funziona in inglese, non so neanche se esista in italiano, ora che ci penso. Incarico speciale per Sparks. C'è il circuito marino, un saluto al carissimo Marino The Best One. Vi annuncio, il circuito marino lo farò con Marino. Wow, sarebbe anche l'ora dopo 99 anni che compare sul mio canale. Qui, c'è la Sparks. E adesso dobbiamo sfondare il pavimento. Questa zona qui mi ricorda un po' quella del mondo dei domatori di Spyro 1, dove c'era il volo sfrenato. Buddy, questo è molto amichevole, no? Infatti, guardate che simpatico. Ora qui, questo è un mondo casa particolare, perché ora lo finiremo al 100%, ma in realtà poi avremo altre cose da fare. In realtà solo un'altra cosa da fare che riguarda Riccone, ma lo sapete già. Ora, io ho il tempo di andare a fare anche il laboratorio della gente 9 in tutto ciò. Spero di sì. Qui devo ancora andare dietro. Gemma da 2? No? Ah, giusto, devo arrivare a 25 perché c'è la fabbrica di fuochi d'artificio. Quella gemma da dove l'ho presa? Neanche me ne sono accorto, vabbè. Ora, andiamo qui dentro. Cos'è che non ho... Dov'è che non sono ancora andato? Vabbè. Ora me ne mancano 7. Qui c'è quest'uovo. Evi, penso. Evi. Evi. Evi, eh? Come vuoi tu. 5 su 5. Niente, devo proprio morire. Però lì già me lo segna l'uovo in vendita. Quindi cosa diversa dalla PS1. Gemma da 5 qui. L'ultima gemma da 2, dove l'ho lasciata in culo al mondo. Vediamo un po'. Ah, semplicemente qui dietro. Ok. Livello completato, tra virgolette. Adesso andiamo dalla gente 9. E sì, sarà un livello abbastanza complicato. Comunque, come al solito, i trofei che non ho detto. Il boss di Zenith, sconfiggere Zenith. I trofei di qui sono liberare la gente 9. E visto che qui non c'è un boss, non c'è, scusate, un mezzo di trasporto da costruire, il secondo trofeo è fare il culo al Riccone, ma quello ci penseremo più tardi. Guardate che bello l'ingresso qui. Figura del cacchio. Cos'era quello? Hai visto un Rinok? Credevo di aver visto un Rinok. Dammi retta, Spyro! Non passare mai una settimana in gabbia se non vuoi ritrovarti con la tua isola invasa dai Rinok! Ma... devo andare. Io e il mio Mr. Blaster abbiamo un sacco di lavoro da fare. Ma questo che dà i nomi alle pistole, un po' preoccupante. Oh, agente 9, il mio allievo. No, preferito. Il professore. Bentornato nel mio laboratorio sull'isola. Purtroppo siamo stati invasi dai Rinok. Potresti fermarli prima che distruggano tutte le mie ricerche? Grazie. Può
Poi io non avendo giocato Spyro da piccolo ho conosciuto il professore proprio in questo livello. Diciamo che su PS1 aveva una voce tipo agente 9, ciao, buongiorno. Quindi non era proprio sarà il massimo. Come i vecchi tempi, spara questi manichini per allenarti, ma fa attenzione. Credo che in mezzo a loro si sia nascosto un Rinok. Ma io potrei anche sbattermene e fare tipo così, no? Rinok, eccolo lì. Allora, facciamo così, no? Cioè, perdo più tempo a fare tutte queste manovre piuttosto che a tenere premuto cerchio senza criterio. Che poi, ecco sì, un utente mi aveva detto che per far apparire l'HUD basta tenere premuto L3, il tasto che usiamo per usare il potere di Sparks, quindi ti ringrazio. Qui li rompo tutti perché la mia pignoleria, sapete, a volte deve manifestarsi in qualche modo. Qui c'è uno o più punti abilità, non mi ricordo. Ah sì, là, il punto abilità della fabbrica di fuochi d'artificio ovviamente si ottiene nella zona segreta della gente 9. Ok, no, qui ce n'è solo uno, devo distruggere tutte le palme. E fra poco abbiamo finito anche con i punti abilità. Allora, i punti abilità se li preferisco qui, Spyro 1, Spyro 2, forse questi qui mi piacciono di più. Che erano quelli fatti meglio anche su PS1, su Spyro 1 se li sono dovuti inventare, su Spyro 2 erano un po' più lasciati al caso. Ci sono molti Rinok che non aspettano altro che io abbassi questo campo di forza per attaccarci. E continueranno ad arrivarne finché non schiaccerai il pulsante antipanico rosso accanto alla porta da cui escono. Piuttosto che schiacciarlo, mi sa che lo distruggo proprio quel pulsante. Ma non mi dice nulla, solo le istruzioni, così molto. Va molto al sodo il professore. Vabbè, già abbiamo distrutto il pulsante qui antipanico. Il trofeo invece del livello è distruggere tutti i palloncini, se non mi sbaglio. Quindi insomma, è una cosa che mi viene da sé. Vabbè, lì ci devo tornare dopo, quindi. Oh, ma che? Ma si fanno queste cose? Queste sorprese inaspettate? Vabbè, le sorprese sono inaspettate. Altrimenti non sarebbero sorprese, un pochino ridondante. Allora, vediamo se... Cioè, io non posso premere triangolo per mirare perché questi escono troppo velocemente. Non mi fanno neanche pensare. Ok. Qui abbiamo finito. Insomma, dovremo fare un po' gli sguatteri del professore. Questi indicatori mostrano che un gruppo di Rinok si è nascosto dietro lo schermo. Attiverò il piedistallo e tu potrai sparargli quando attaccano. Ti consiglio di usare la modalità cecchino. Do la modalità cecchino, ovvero premere triangolo. Allora, vediamo dove sono. Uno, eccolo lì. Abbastanza inutile questo minigioco, devo dire. Carino, però a livello di difficoltà. Poi questi ci mettono 7 anni per sparare. Io pure un po' di difficoltà a non modificare la verticalità del mio mirino. E manca solo uno. Eccolo lì. Vedi come spuntano, proprio come le talpe. Li hai eliminati tutti. Vediamo in che condizioni è la sala macchine. Ho la sensazione che i Rinok non l'abbiano tenuta molto in ordine. Devi vedere che cosa ci trovi. Un intero ecosistema. Allora, anche qui c'è un palloncino che uno non ci pensa perché è una zona al chiuso. E invece, eccolo qua. Sì, ormai siamo arrivati a livelli con 700 gemme, ma come vi ho detto, questo non per forza vuol dire che ce ne saranno di più. Semplicemente quasi tutte le gemme saranno di valore superiore, tipo da 5 o da 10. Cioè, finora abbiamo preso quasi solo gemme da 5 e da 10, appunto. Gemme da 25 pure saranno più frequenti. Come pensavo, la sala macchina è invasa dagli uccelli. Per colpire gli uccelli nel nido dovrai usare la modalità cecchino e poi zoomare in avanti per mirare con la massima precisione. Ah, in realtà non è che serve per forza. Però io mi metto qua proprio bello tranquillo. E avevo detto bello tranquillo, però scusami. Dove sta pistola non è che sia il massimo. Comunque possiamo colpirli anche qui da lontano. Cioè, su PS1, vedete perché sti dettagli mi danno fastidio. Su PS1, quando venivano colpiti, tipo si spennavano, uscivano come se fossero degli uccelli arrosto, no? Era molto divertente. Però dove sono gli altri? Oh, belli. Ok, uno sta qua. Cioè, in realtà è più facile fare così a sto punto. E l'ultimo? L'ultimo è timido.
Dai, non fatemi perdere tempo, però. Oh! Bello di zia, dove sei? Non vado a colpire tutti i nidi a caso, perché a quanto pare non c'è. Io lo sento che... Starnazzo, ma dov'è? Ah, eccolo lì. Mamma mia, si vede una sega. Ottimo lavoro, agente 9. Non so se questo è un uovo di uccello o di drago. Tu cosa dici? Ma secondo me è un uovo di... salamandra. Qui c'è Beula. Ora che poi... posso riaccendere il generatore gravitonometrico. Spero che non ci siano entrati uccelli. Che poi, ora che ci penso, visto che ora dobbiamo fare la seconda fase di questa sfida, perché darmelo adesso l'uovo? Avrebbe avuto più senso darmelo dopo aver ucciso tutti loro. Ah, non dice più niente il cretino. Spero che non ci siano uccelli. Sì, sì. Ora, in realtà ciò che conviene è uccidere gli uccelli che sono in aria. Così poi ci sono quelli che sono rimasti nei nidi. Ok, no, però non ne sto colpendo neanche mezzo. Cioè, ma veramente, sta pistola, che raggio d'azione c'ha? Ok, uno l'ho colpito proprio sul sederino. Vabbè, dai, sti cavoli. A questo punto mi metto a colpire quelli che stanno nei nidi. E chi si è visto, si è visto. Che poi serve a qualcosa fare questo, ora che ci penso. Perché gemme non ne danno. Ah, Savage sì, per continuare, ok. L'uovo neanche me lo dà. Ora l'ultimo. Prima... ah no, questo sta qui. Cioè, vedete, a sto punto non conviene proprio premere triangolo. Il laboratorio è sgombro e anche l'odore è molto migliorato. Seguimi, là fuori dovrebbero esserci dei Rinok corazzati. Ti servirà un'arma più potente per sconfiggerli. Spero che non ci siano dei Rinok colossali. Allora... questa è l'ultima zona del livello. Stando ai miei calcoli, le bombe in questo pratico distributore automatico dovrebbero essere molto efficaci contro le corazze. Provale! Allora, se ci avete fatto caso, sto andando spedito senza curarmi delle gemme, ma solo perché comunque alla fine dovrò tornare indietro, quindi in realtà faccio prima a finire il livello e poi a prendere tutto il resto. Quindi sì, facciamo qua, ma che bella figura del cacchio. E dai, grazie. Ora questi c'hanno le corazze. Vediamo se posso fare una roba. No, non posso. Non posso lanciarle mentre cammino come su PS1. Qui mi fa mirare per forza. Vabbè. Ah, poi c'è questa mossa, diciamo, che mi... questa camminata laterale penso sarà più utile nelle zone segrete dell'agente 9 che vedremo negli altri livelli piuttosto che qui. E questo pure è morto. Ne manca una, wow. Me l'ha tolta ora perché non posso distruggere lo scrigno, grazie. Il mio laboratorio. Ora posso ricominciare a pensare. Ma cos'è sta cafonata? In realtà diceva posso ricominciare a calcolare l'età dell'universo, vabbè. Rowan. Perché i bambini, no? I bambini se leggono universo, poi gli esplode il cervello sopra. Cioè, dovete capire, i bambini di oggi purtroppo. Cioè, che concezioni hanno i bambini al giorno d'oggi? Vabbè. Allora, poi magari è un errore dell'adattamento italiano, anzi quasi sempre è così. Quindi prendiamo tutti i palloncini, tutte le gemme. Qui ho lasciato un uovo perché c'è una sfida. Allora, il punto abilità, come vi ho detto, è distruggere tutte le palme. Il trofeo è distruggere tutti i palloncini. Piano piano ce la facciamo. Però per prima cosa devo fare questa sfida. Ora, qui una cosa molto particolare. Quest'uovo, nell'originale, a volte era un pochino buggato, nel senso che quando lo si otteneva c'era anche una scritta "hai già ottenuto quest'uovo". Questo accadeva per un semplice motivo. Perché di solito io prendevo l'uovo da qui. Cioè, mi mettevo a sparare da qui. Ciò che accadeva è che mentre... uccidevo l'ultimo nemico e quindi c'era l'animazione dell'uovo che arrivava vicino a me. Io in realtà già avevo preso l'uovo perché quello compare proprio qui. E poi però dopo aver preso l'uovo c'è anche l'animazione quando l'uovo appare vicino a me. È come se lo avessi preso due volte. Per questo esce lì la scritta "hai già preso quest'uovo". Ovviamente sulla Reignited questa roba non dovrebbe accadere, da quel che mi ricordo, ma sarebbe assurdo visto che sono proprio giochi diversi, con codici diversi
è abbastanza improbabile che ci siano gli stessi errori di gioco e gli stessi errori di programmazione. Quindi c'è l'ultimo Rinok, ovviamente l'ultimo Rinok è sempre quello che ha l'uovo, che non sia mai, no, lo prendi a caso per primo, no, devi prima ucciderli tutti. Scena brutale, il caro Tony, un altro nome abbastanza comune, però vabbè. Siamo arrivati a 116 uova. Ok, qui, mamma che casino, perché con l'ambientazione così, con la grafica fatta così bene, tutti i dettagli sullo sfondo si confondono un attimo, non è con quella roba pixelosa su PS1 che si vede proprio i contorni delle piante, quindi riesce a distinguere tutto. Qui bisogna essere un pochino più attenti. Ecco, dammi le bombe, grazie. No, allora qui dentro ci penso dopo perché è un casino. Sì, quest'ultima parte sarà un pochino lenta, ma purtroppo la gente 9 non è che si sposti così velocemente. Ora, qui fuori sicuramente qualche palloncino l'ho lasciato, almeno credo. Ok, per ora non ci sono. Qui c'è una palma. Però che cosa scomoda che si deve fermare, ma perché? Qui neanche ci sono palloncini. Dimmi che mi bastano le bombe, non è che vorrei tornare di nuovo. Potrei tagliare, eh? Sarebbe cosa buona e giusta. Ok, tutti i punti abilità. E anche questo scrigno. Prima non c'ero proprio entrato qui, ma non serviva a nulla, infatti. Quante gem? La madonna. 200 ancora me ne mancano di gem. Allora, sì, devo stare attento soprattutto al cielo per... scovare eventuali palloncini, localizzare eventuali palloncini. E sono morto perché, boh, se non premo X dopo un millisecondo, la gente 9 schiatta. Da dove mi fa ripartire? Dimmi che non ricompaiono nemici, che quella sarebbe la roba più antipatica. Ok, no, riparto dall'inizio. No! Ma che schifo! Pensavo di essere ripartito dall'inizio invece. Ok, uno stava qui. Poi tra l'altro sono ricomparse tutte le palme, meno male che sono morto dopo aver già preso il punto abilità. Vabbè, alla fine è solo questa la zona che ho un pochino trascurato. Che culo, non volevo fare questa cosa, però facciamo finta che era tutto voluto. Sì, dato che la gente 9 non può saltare, quasi tutte le gemme si trovano a terra. Al massimo stanno i palloncini, però non dovrebbero essercene più. C'è questo vaso che io non avevo visto mai. Meglio questo cesto, che qui penso sia... sì, oltre la parete. Oh, e dai. Ed eccoci qui. Devo fare un pochino zig zag per prendere tutte le gemme sparse. Ci siamo quasi. Cioè, avete visto in quanto poco tempo ho raccolto già 100 gemme? Penso che siano quasi tutte qui a sto... ma che mira era? Ci sono quasi tutte qui le gemme che mi mancano. 25, sì. No, mi manca ancora un casino di roba, scusatemi. Madò, cos'è che mi sono dimenticato? Ah, erano queste, erano tutte qua. Mi pareva strano. Beh, livello completato al 100%. Nessun problema, una vita persa così a caso ci deve sempre essere perché è simpatico. Andiamo via. Sì, sempre bellissime queste animazioni. Bene, allora, abbiamo finito anche l'ultimo livello di un personaggio secondario e siamo a cavallo. Adesso ci manca giusto qualche robetta qui nel Lago della Sera e poi potremo dedicarci all'ultimo mondo. Quindi guarda un po' questo. Oh, puoi vedere chi ha l'alito più pestilente? Pestilenziale? Pestilente. Ma io c'ho un problema che... non leggendo libri da un sacco, sto perdendo piano piano la mia padronanza dell'italiano. E questo porta a certi svarioni. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ruttami pure tu in faccia, che vedi che fine fai. Da Junkie98 è tutto. Ciao ciao.